Quando si parla di sanità l'interesse è sempre alto. Per ovvi motivi, quando si parla di cardiologia, anche all'occhio del profano, l'interesse evidentemente è sempre maggiore, perché insomma parliamo del cuore, che è la macchina che muove tutto il resto. Assolutamente sì, nell'immaginario collettivo è questo, ma anche nella realtà in pratica, perché il maggior numero degli accessi in pronto soccorso, per esempio, è di origine o da imputare a fatti cardiovascolari, a volte anche molto, molto seri. Noi sono 7 anni che proponiamo questo congresso, un dibattito scientifico tra i medici dell'isola, arricchito anche da contributi importanti di colleghi della terra prima. È un tentativo forte che noi facciamo da tanto tempo, perché vogliamo rappresentare per quest'isola una certezza in qualche modo, tra le mille difficoltà che pure esistono lavorando su un'isola, in un ospedale che ha bisogno e necessita di essere rimodulato, di essere ristrutturato. So di un impegno importante dell'ASL e della Regione Campania nel dare a quest'isola, da qui a qualche mese e al massimo entro un paio d'anni, un ospedale completamente nuovo, sia la vecchia struttura che sarà ristrutturata in maniera importante, che la parte nuova che sta sorgendo di fianco all'ospedale. Questo certo consentirà di avere una maggiore fruibilità, delle maggiori certezze per l'utenza ischitana, e non solo, perché noi dobbiamo ricordare che il periodo estivo quest'isola ha la capacità di moltiplicare il numero dei propri residenti, dei propri abitanti, tra virgolette, e questo rende anche più sicuro poi il turismo sull'isola, avendo un ospedale che possa dare una serie di risposte. Quest'anno noi proponiamo un congresso su alcuni temi in particolare. Ci occuperemo delle aritmie, del rischio aritmico che tante volte uccide persone anche che presentano altre patologie, per esempio il diabete, l'insufficienza renale, patologie che possono avere un rischio aritmico, alcune patologie cardiache genetiche. Poi affronteremo il grande tema dello scompenso cardiaco, che rappresenta esso stesso un grande problema di accesso innanzitutto al pronto soccorso, perché l'aumento della popolazione anziana rappresenta anche un'evoluzione della malattia cardiaca che porta a uno scompenso nelle fasi più avanzate dell'età. E per finire, nella giornata di domani avremo la grande gioia di avere una sessione di donne, il cuore delle donne, sessione moderata da donne, con relatrici e di scarsa di tutte donne, molto brava, molto in gamba. Molte della nostra azienda, da Giuliano, da Pozzuoli, e col contributo anche di donne di altre aziende. Affronteremo i temi della questione di genere, nell'emodinamica, nell'elettrofisiologia, nello scompenso cardiaco, una serie di questioni che come congresso credo che sia la prima volta in Campania che si faccia una sessione interamente dedicata alle donne. Questo per noi è un grande vanto.